io sono Capitan Steve e oggi vi mostrerò come assemblare il miglior spool per un tech diver. Alla fine vi farò anche vedere come si assembla al pallone. Bene, ora vediamo quali sono le parti che costituiscono uno spool. Il rocchetto, il moschettone doppia luce e la cimetta da avvolgere allo spool. Bene, parliamo prima della cimetta dello spool. Ora, la cimetta, che dovrà essere di colore giallo o bianco per essere ben identificabile in acqua. Non amo particolarmente il rosso o l'arancione, in quanto in acqua si perdono. La cima normalmente ha uno spessore di 2 mm, 2 mm e mezzo ed ha al suo interno un tessuto antistrappo. In questa maniera durerà di più all'usura. Dovrà essere avvolta in maniera maniacale sullo spool, in quanto se sono avvolte le cime male, in maniera un po' storta, poi al momento dello sparo del pallone potrebbe incattivirsi e quindi creare dei problemi. La seconda cosa che vediamo è il moschettone doppia luce. Ci sono anche qua di alcuni materiali come il bronzo, il ceramico oppure l'acciaio inox, che rimane sempre comunque il migliore. Una peculiarità dell'acciaio è quella di non creare ossido, non rovinarsi, quindi funziona sempre, però magari possiamo usare un sbloccante saltuariamente nelle sue parti interne dove ci sono delle molle per far sì che lui si muova sempre in maniera corretta e non crei problemi. Poi, come notate, in mezzo al doppia luce c'è una fascettina di colore nero. Ok, si può usare del nastro isolante normalissimo, magari del colore che meglio ci identifica, così che lo possiamo riconoscere fra tanti che ci possono essere in barca al momento dell'immersione. Bene, poi vediamo lo spool o il rocchetto, che può essere in materiali diversi come la plastica, come l'acciaio inox, come l'alluminio. Il più robusto sicuramente è l'acciaio inox, l'unica cosa è che se cade per terra tende un pochino a piegarsi, quindi bisogna stare un pochino attenti, però è comunque il più robusto. Abbiamo notato che sulla plastica, al momento di agganciare il doppia luce, a volte si possono rompere, quindi l'acciaio rimane sempre la scelta migliore. Vediamo ora come si prepara la cima per lo spool. Allora, prendiamo un pezzo di cima abbondante, molto abbondante, non bisogna avere paura, circa 30 cm. La pieghiamo in due parti, come vi faccio vedere qua adesso, ok? La parte superiore facciamo un piccolo nodo, poi nella parte inferiore anche qua un piccolo nodo, ok? Quindi si va a creare questa bocca all'interno della cima. Questa bocca ci servirà per poter passare lo spool su se stesso e quindi agganciare il pallone. Quando avremo avvolto bene la cima sul nostro spool, la potremo agganciare con il doppia luce, in questa maniera. Qua abbiamo delle correnti di pensiero diverse, perché questa metodologia qua a volte potrebbe dare lo sgancio involontario dello spool. È vero, però è anche il metodo più veloce per poter sparare un pallone senza avere impedimenti, perché altre correnti di pensiero prevedono per esempio che si infili la cima qua e addirittura qua e poi con lo spool venga attaccata al nostro gav. Però al momento dello sparo dobbiamo sciogliere la cima dallo spool prima di poterlo sparare, e questo può creare problemi, in quanto il nodo si potrebbe incastrare, in quanto potremmo avere dei guanti stagni o le mani molto fredde e non riusciremo magari a sparare il pallone in un'emergenza. Vediamo ora come si aggancia la cima al pallone. Si prende la cima, si prende la bocca inferiore del pallone, la stracca del pallone, si passa al suo interno e poi si prende su se stesso. Vedremo la prossima volta, quando entreremo in acqua, la velocità di esecuzione di questa manovra, che in caso di emergenza deve essere molto rapida e quindi ci dà la possibilità di porre rimedio a un'emergenza velocemente senza perdere tempo. Da Capitan Steve per ora è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione.
Vi ricordo di seguirmi sul mio canale YouTube e ci vediamo alla prossima presentazione.